Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 3. Siamo qui nel nostro garage, o meglio nell'autosalone. Perché? Perché dobbiamo andare a ritirare il nostro gioiello dimenticato. Eccolo qui, vediamo un pochino. Questo è pronto? Vai, ritiriamo. Questo gioiello è stato aggiunto al tuo garage. Ok, mi faccia vedere la nostra Ferrari, Dino. 246 GT with the bigger engine. Runs as smooth as it did the day it rolled off the production line. It took a little while to get that smell out of the seats though. Bellissima, bellissima. Ok, possiamo andare indietro. E allora. Riparata, saliamo a bordo. Vabbè, ci facciamo un giro con questa e andiamo magari alla prossima gara. Poi magari da lì selezioniamo qualcosa di nuovo. Questa è classe C, andrebbe un po' modificata, anche se questi gioiellini, modificarli è anche un peccato. Guarda che spettacolo. Aspettate, selezioniamo una gara magari che è qui nei paraggi. C'è un campionato qui da fare, quindi ci andiamo con l'Adino, poi selezioniamo un'altra auto magari. Mi devo abituare a guidare dall'altro lato però, eh. Mamma mia, queste sono opere d'arte, bellissime. Turn left. Sarà proprio il massimo della sportiveggianza prestazionale, ma visivamente, come detto, sono opere d'arte queste. La targa Ughino poi è una finezza. Scusate, prepariamoci all'evento. Andiamo con il campionato, dai. Horizon presenta Dodge contro Chevrolet. Quattro eventi, vediamo un po', ma solo quelle d'epoca. Chevrolet versus Dodge. Ah, ce la segnate così, vabbè, me la segni direttamente. Queste sono quelle che abbiamo. 9,54, 9,50. Oppure possiamo andare ad acquistare qualche auto adatta. Allora, visto che le gare sono parecchie, onestamente possiamo anche fare 4 eventi. Sono, magari utilizziamo qualcosa qui, qualcosa acquistiamo, no? Perché queste altrimenti non le utilizzeremo più. Io vado con la Dodge Viper. Allora, tra Chevrolet e Dodge, lo so, c'è un grande dibattito, eccetera, eccetera. Per quanto mi riguarda, la Viper è qualcosa di straordinario. Però, per quanto riguarda la Chevrolet, più che le recenti, però le vecchie... le vecchie Corvette, la... Stingray, bellissime. Anche quelle erano opere d'arte. Ora, un po' meno, onestamente, un po' meno. La Dodge, vabbè, anche quelle vecchie ha il suo perché. Diciamo, mi garbano più le vecchie auto. Quelle un po'... le classiche muscle. Stai vincendo facilmente. Ora riceverai le sfide dei driver più abili. Vuoi incrementare la difficoltà da molto abile a esperto? Vabbè, proviamo. Adesso ci asfalteranno malamente. Quanto ci volete scommettere? Sì, perché adesso la nostra è anche S2, ma 9,50. Potevamo arrivare, se non sbaglio, a 9,99 e rimanere sempre nella classe S2. Punti prestazione, come abbiamo visto all'inizio, la Corvette ne ha di più. Dobbiamo fare qualche modifica. Così ci fanno il culo, onestamente. Da questi vedetti. Vai, vai. È una parola qua. Cerchiamo di mantenere controllo. Altra Viper davanti a noi. La Viper l'ho amata dal primo Gran Turismo in poi. C'era la vecchia Viper GTS del 90... ricordo se era 99 o 96. Bellissimo comunque. Anche se questo modello mi garba parecchio. Ce n'è stata una versione, non ricordo se quella del 2000 e qualcosa, che non mi piaceva tantissimo. Quest'ultima invece è spettacolare. Esteticamente bellissima. Il suo classico motore da tir praticamente.
consuma leggermente tanto. Vabbè, va bene per i mercati americani, da noi che la benzina costa un rene non si può. Sta di fatto che ci stanno asfaltando, eh? Cioè ci hanno asfaltato, perché siamo ormai arrivati. Forse è troppo alta questa difficoltà. Bella. Li stavamo recuperando nel finale, ma... No, forse è troppo alta. O dovevamo modificare un po' l'auto, perché così non gliela famo. Vabbè, vediamo se riusciamo a recuperare nelle prossime gare. Magari... Due sono le opzioni. O rimettiamo l'altra difficoltà, perché come detto lì si va a punti prestazione, come avete visto. Ad esempio la classe A va fino a, se non sbaglio, 800. Credo di sì. La classe che abbiamo adesso siamo a metà, quindi dovremmo modificarla un pochino. E in realtà dobbiamo andare nell'autosalone per farlo. Oppure ma chiediamo a questa cosa devo fare. You have a bucket list challenge to complete nearby. Would you like me to set a route there for you? No, lista dei desideri. Continuiamo sto cazzo di campionato, scusa. Dovrebbero essere quelle più grandi, sì. Tipo questa. Campionato attivo, sì. Il fatto è che per modificarla dovremmo tornare al garage. Onestamente non mi sembra il caso. Fino a quando non troviamo un'auto. Mettiamo un'auto. Però è bellissima questa. Cioè, onestamente, io un'altra gara la faccio con questa. Onwards and upwards, boss. I've got a short list of locations for site number 3. Just look at the map and point. I'll do the rest. The outback. Natural habitat of kangaroos and reptiles and all-wheel drive. Or the Yarra Valley. Australian wine country. Perfect if you want the blur outside your window to be a lovely green. Questa è più figa, dai, in mezzo alle foreste, spacchiamo gli alberi. Sì, lo costruiamo, però. Come see me at our new Yarra Valley location. If and when you get tired of the roads around here, that is. Va bene. Non adesso, però, perché al momento sto gareggiando. Magari ci vediamo dopo. Va bene? No? Non impostare il percorso. Vaffanculo. Vabbè, imposta il percorso e poi. When it is safe to do so. Sì, lascia fare. Continuiamo il campionato. Oppure 4 gare. Vabbè, dai, proviamo. Come vedete, S2 9,50 e 9,54. Se non sbaglio, possiamo arrivare fino a 9,99. Vabbè, 9,54 non è che cambi molto. Però quelle modificate dagli altri di solito arrivano sempre al limite. Credo, perché non ci ho fatto caso a fine gara. Sta di fatto che magari rimetterei l'altra difficoltà. Dobbiamo recuperare troppi punti. Al momento siamo arrivati quinti, quindi. Anche perché sennò poi devo rifarmelo nel campionato. Vediamo se con la Corvette. Vabbè, andrà meglio perché abbassiamo la difficoltà, però. Mettiamo molto abile. No, va bene così. Poi ci organizziamo quando modifichiamo altre auto. Attenzione, siamo anche sul bagnato. Che fa, tampona? Li mortacci tua! Guarda sto figlio di zoccola. Aspetta. Maledetto. Io anche tampono, però vabbè, io... Un po' di sportiveggianza ce la devo mettere. Ma questo va proprio lanciato con... Guarda quest'altro. Mi ha proprio lanciato contro l'albero. E anche l'albero non si è mica spostato. Maleducato. Vai. Occhio, occhio, è bagnato, è bagnato.
ancora un po' di lettere. Attenzione, stiamo avendo difficoltà anche qua. Di nuovo. Maledetto. Guarda che te buche le gomme, eh. Oppure ti accoltello, non lo so, dipende dal morale che avremo a fine gara. Accoltellamento forse un po' più cattivo, ma dipende quanto tiene alle sue gomme. Vai. Vanno a bomba questi, eh. Occhio. Ho fatto una bella curva lì, dai. Cioè, capisco la Corvette che va a bomba, ma guarda quella là, dai. Quanto l'hai modificata. Non ti vergogni. Scusa. A panino, attenzione. Mi sa che non lo recuperiamo, anzi c'è questo qua che... Aspetta che noi abbiamo l'assetto racing, quindi possiamo prendere le curve con più veemenza. Ma questo non ce la facciamo a recuperarlo, perché questo è tutto rettilineo. Anzi, piuttosto ci recupera questo con la sua, tra virgolette, utilitaria di classe S2. Maledetto. Non è possibile che vada così cattivo, dai. Ma che cos'è? Ah no, però anche gli altri stanno lì con le prestazioni, eh. Ora non so se perché abbiamo passato difficoltà, ma magari anche prima era così, solo che con quella difficoltà lì vanno molto più forti. Secondo posto, e dobbiamo assolutamente far bene nelle prossime gare. Magari andiamo a prenderci qualche altra auto, gli facciamo qualche modifichina, ci potrebbe stare. E allora che cosa c'è da sbloccare? Dov'era? Ah, difficoltà difficile, vabbè, ci stiamo, la proviamo, dai. Che dobbiamo fare? Fatti sorprendere a 241 km orari su una Ferrari 488 GTB. Vabbè, tanto la Ferrari non è la nostra, quindi. Non dobbiamo andare di qua? Keep left. Dimmi la musica. Keep left. In 400 meters, turn right. 244. È difficile, quindi presumibilmente ci sarà qualche curva maledetta che ci farà schiantare prima dell'arrivo. Ci siamo quasi, ma questa curva la vedo male, quindi rallentiamo un po'. 244. Ole. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Sono sempre quelle curve malefiche prima dell'arrivo, cerco di farti fare una brutta figura. Ok, dai, andiamo al prossimo evento con una Chevrolet e una Dodge. Pronti alla prossima gara di campionato, e come vedete ho cambiato auto, siamo con una Dodge Charger RT, cioè il classico generale di Hazard, solo che di classe S1, perché ho montato il kit, eccolo qui, poi vediamo l'altra macchina, ho montato il kit predefinito, se vogliamo, quello che ti modifica, diciamo, sostanzialmente tutta l'auto in un blocco unico, e me l'ha portata appunto alla classe S. Ora vediamo se va dritta o se gira anche, questo non lo so. È un piccolo problema perché classe S poi ci metterà, ecco, con altri bolidi che magari hanno una tenuta di strada migliore rispetto alla nostra, ma non fa niente, noi siamo pronti, vai. Prontissimi, bellissima. Anche gli altri vanno con una certa velocità. Occhio, adesso ce l'abbiamo noi il fanculo. La muscle car che sportella e che non frena a quanto pare.
Devo recuperare un pochino perché non è andata benissimo la prima parte di questo campionato, eh. Devo assolutamente recuperare posizioni. Vediamo se con questa qui riusciamo. Così, ma ci dobbiamo mettere un po' di prepotenza, perché sennò qua si guida meglio delle altre, in realtà, che almeno derapa un pochino, quindi non va dritta. Cattivissima. Vai, vai. Sta dando le sue soddisfazioni. Vanno molto meglio queste, le classiche muscle car, rispetto a quelle racing che avevamo utilizzato nelle prime due gare. Ho detto che mi garbano più queste, mica a caso. Bella. Hanno il loro fascino ora, a parte la cosa del generale lì con la bandiera degli stati del sud, è veramente il top, però. Piano. Inchiodata da panico. Mamma mia. Siamo riportati a casa il cancello della signora là. Vai, vai che ce la facciamo. È stata più easy questa. La difficoltà era quella dell'altra gara, non della prima ma della seconda. Però qui si è fatta sentire la prepotenza della charge. Abbiamo 20 punti, in totale 44, quindi siamo adesso in testa. È arrivata all'ultima gara, non so se avete già intravisto l'auto che andremo a utilizzare. Facciamo una volta Chevrolet, una volta Dodge. La prossima l'ho modificata, ma non tantissimo. Non tantissimo, perché poi si sarebbe snaturata, secondo me. Questa invece ci stava il kit suo, quell'altra dovevo modificarla. Pian piano, pezzo per pezzo, quindi è rimasta di classe C, ma secondo me potrebbe essere comunque cazzuta e cattiva. Andiamo a selezionare la prossima gara, che dovrebbe essere questa qui, sì, l'ultima tappa di questo campionato. Ci andiamo con questa qui almeno. Quello andiamo a recuperare. No, siamo giusti. Piano. Mamma mia, non girano per una sega. C'è un cartello qui vicino. Forse verso il mare. O è qui dentro? Il giardino della signora? Il garage della signora. Scusi. Easy now. If you get lost in the middle of a speed zone, we can't track your average, boss. Sorry. Non abbiamo fatto così velocità, ma stavo cercando il cartellone, lo faccio un'altra volta. Qui ce n'è un altro, un po' più avanti. Scusi, dov'è? Ma perché mettete queste cose nei giardini della gente? Ah, no, proprio sempre nella casa. Così, eh sì, perché alcune ci danno esperienza, altre ci danno sconti, in questo caso nel teletrasporto, che non è male perché al momento ci costa $10,000 o quello che sono il trasferimento da una zona all'altra. Sembra un po' eccessivo. Inchioda, inchioda. Oh. Pronti per l'ultima gara del campionato, e questa volta eccola qui, la Corvette del 1960, classe C, 594. Non ho modificato le gomme, mi portavano, ora ci sono quelle base. Se mettevo quelle da gara arrivava a classe S, non mi sembra il caso. Ho modificato un po' il motore, però, cioè ho lasciato quello suo, ma ho modificato altri pezzi, perché potevo montarci ad esempio il motore delle altre Corvette più recenti, aumentava di molto la potenza, ma vorrei sentire il rombo del vecchio motore
degli anni 60, anche se con le modifiche che abbiamo fatto fino a un certo punto sentiremo quel rombo. Non sarà magari una scheggia, però in linea teorica anche gli altri dovrebbero essere di classe C. Quanto è figa, ma ci fai guidare di notte e non si vede neanche la verniciatura sportiveggiante. C'è anche la Chevrolet Bel Air, bellissime. Vai, vai. Guarda qua. Queste sono auto cazzute cattive. Vanno bene quelle sportive, ma guardate quanto cazzo erano belle queste. Vabbè, a parte ammaccature che ci abbiamo fatto noi, però. Attenzione perché andiamo anche a bomba. Sfruttiamo la scia. Probabilmente non frenerà mai. No, vabbè, un po' sì. Oppela. Aspetta che si imbarca come niente. Siccome ho detto il motore l'abbiamo cambiato, ma le gomme no, quindi. Siamo con le gomme da strada. Probabilmente anni 60. Ma va bene così. Siamo anche sul bagnato, quindi la cosa non aiuta. No, non aiuta per un cazzo, cioè stiamo veleggiando, stiamo navigando, non stiamo guidando, no? Chiaro, donna. Chioda. Così, verso il tramonto. Andiamo dietro gli altri, siamo al 40% di gara, quindi manca ancora un bel po', molte curve ci aspettano qui davanti, quindi attenzione perché non frena per un cazzo, però da là abbiamo sfiorato il muro. Sta la fatta meglio, l'altra Corvette, la Stingray, che in realtà volevo prendere anche quella, però poi ho detto vabbè andiamo con questa anni 60 che poi quell'altra magari avremo occasione di recuperarla. Quindi fatemi sapere anche se vi garba questa, diciamo, metodologia. Nel senso, abbiamo fatto questa gara, abbiamo utilizzato un paio di auto che avevamo anche per provarle e poi ne abbiamo acquistate altre due. Così, vabbè, naturalmente moneta permettendo, andiamo a rimpinguare il nostro parco auto pian piano. Ne acquistiamo un po' di tutti i generi in base alle gare che ci capitano. Ce le modifichiamo, magari non tutte al massimo. Come vedete, questa portarla al classe S non mi sembrava il caso. Quell'altra con il kit sì, ma questa ha il suo perché anche con la classe C. Non è per niente facile, soprattutto con queste gomme. Si sente l'auto che va a destra e sinistra con poco controllo. Piano. Bene, va bene, un paletto ogni tanto ci sta. Non ci riprendono più, guarda, che figata. Oppela, grande così, anche con la Chevrolet. Quindi chi ha vinto tra le due? Nessuno, perché punti e punti. Abbiamo fatto punti sia con le Chevrolet che con le Dodge. Va bene, va bene. Well then, guess I'd better just go and organize the next one, shall I? Questa è fighissima. Allora, ora a parte le gare, il gioiello Hey dimenticato che Hugo, magari ne I have dica. big plans for our next festival expansion. Two words for you. Bouncy castle. Ah. Vabbè, già che ci siamo, andiamo a migliorare il festival. Hey Hugo, there's a driver who's got a bit of a following. It might be worth bringing them into your lineup. The driver will be somewhere around here. Vabbè, poi come non è lontano da qui, a 1000 chilometri. Lo vedremo più avanti, magari quando andiamo a cercare il gioiello dimenticato. Adesso, nel caso, ci miglioriamo questo qui.
Pronti, pronti. Quindi adesso arrivo al livello 4. I'm thinking brand new stages, brand new rides, double the square footage in the auto show. Get out of here, boss. Go on. Let me work. Che senso anche dell'autosalone, quindi ci saranno più auto. Mi scusi, ma me lo dica prima, perché sennò qua andiamoci una regolata. Vabbè, queste sono un po' di sconti. Onestamente, non lo so, non è che mi attirano tanto questo. Guarda, lascia fare. Va bene così. Allora, ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con... Un fottio di gare qui da fare. Ottimo, ottimo. Più gare ci sono, meglio è. E... Vabbè, poi impostare il percorso. Sì, qua random. Qua per forza. Vabbè, in una gara dobbiamo mettere... Hey, Hugo. Hey, il pressing. Up all over Horizon. Meet friends, team up, compete, earn rewards. Want to give it a shot? No, in seguito. Secondo un club otterrei prima. Vabbè, sì. Sì, confermo, magari lo facciamo più avanti. Cioè, come vedete, è fighissima. Va bene, ragazzi. Allora, come dicevo, ci vediamo con il prossimo appuntamento con Forza Horizon 3. Mi raccomando, voi come sempre commentate, fatemi sapere la vostra. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.